Signor Adagio Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 23 febbraio. La Chiesa fa memoria di San Policarpo, vescovo e martire. Questo santo lottò fino alla morte per la legge di Dio. Non temette le minacce degli empi. La sua casa era fondata sulla roccia. Il Signore gli diede vittoria nella lotta perché sapesse che più potente di tutto è la fedeltà di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo. Dio di tutto il creato, che hai unito alla schiera dei martiri il Vescovo San Policarpo, per la sua intercessione, concedi anche noi di partecipare con lui al calice della passione di Cristo per risorgere nella potenza dello Spirito Santo alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Ora mi rivolgo a voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni, mentre non sapete quale sarà domani la vostra vita. Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste dire invece, se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello. Ora invece vi vantate nella vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è iniquo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Parola di Dio. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ascoltate questo, popoli tutti, porgete l'orecchio, voi tutti abitanti del mondo, voi gente del popolo e nobili, ricchi e poveri insieme. Perché dovrò temere nei giorni del male, quando mi circonda la malizia di quelli che mi fanno inciampare? Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza. Certo, l'uomo non può riscattare se stesso né pagare a Dio il proprio prezzo. Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita, non sarà mai sufficiente per vivere senza fine e non vedere la fossa. Vedrai, infatti, morire i sapienti, periranno insieme lo stolto e l'insensato e lasceranno ad altri le loro ricchezze. Alleluia, alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e volevamo impedirlo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Parola del Signore. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunica, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Policarpo fedele nel servizio e vittorioso nella passione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Policarpo vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Pace e bene, una santa giornata.